Buon pomeriggio, ben ritrovati a questa edizione del TG6. Poco fa abbiamo così fatto una specie di anteprima del nostro telegiornale in cui abbiamo ascoltato le parole del sindaco di Ortona, Leo Castiglione, su questa notizia della giornata, cioè la scoperta su una persona deceduta 2 giorni fa per patologie cardiorespiratorie della positività al coronavirus. Noi andiamo in diretta da Ortona, dove c'è Giuseppe Dintino, proprio nella sede del municipio, che poco fa appunto ha intervistato il sindaco di Ortona e che ci dà gli aggiornamenti del caso. A te, Giuseppe. Sì, buongiorno. Come dicevi, un uomo di Ortona, un titolare di un bar, è morto a 58 anni per problemi cardiorespiratori e poi dall'autopsia si è scoperto che era positivo al coronavirus. Per questo questa mattina al municipio si è svolta una riunione d'urgenza con l'amministrazione comunale e l'ASL di Chieti. Tutte le misure preventive sono state attuate dal sindaco, che ha intenzione di allargare anche le ordinanze contro gli assembramenti pubblici. Per fare un resoconto, in Abruzzo finora sono 11 i casi accertati di positività al coronavirus. L'ultimo è quello di un giovane di Pescara di 35 anni che però, essendo asintomatico, non si trova in terapia intensiva, ma si trova in isolamento domiciliare nella propria abitazione, ovviamente sotto la sorveglianza dell'ASL. Ma ascoltiamo cosa è emerso da questa riunione a Ortona in seguito a questo decesso e quali misure saranno attuate per bocca del sindaco Leo Castiglione. La ASL, il Dipartimento di Prevenzione e Tutela della Salute, insieme al Servizio di Epidemiologia di Chieti, hanno attivato subito tutte le iniziative affinché po si possa arrivare ad una mappatura completa della situazione, dei contatti avuti dal soggetto, al fine di tenere sotto controllo la situazione. Noi appena abbiamo ricevuto la comunicazione dal Dipartimento di Prevenzione, appunto, da quel momento stiamo attivando tutte le iniziative che possibili in collaborazione con la ASL di Chieti. Ecco, perché voi nei giorni scorsi già avete fatto un'ordinanza preventiva che limitava determinati assembramenti pubblici, però avete intenzione ora di ampliare questa ordinanza, di fare nuove ordinanze? Sì, infatti sto per emanare un'altra ordinanza in cui si ribadiscono i divieti già in atto e mi riferisco alla chiusura del museo, alla chiusura della biblioteca e degli impianti sportivi, ma si aggiungerà anche il divieto di accesso al pubblico, agli uffici comunali, che però resteranno aperti per soddisfare le richieste dei cittadini attraverso mail e telefono. A questo si aggiungerà anche la chiusura del mercato coperto e la sospensione del mercato settimanale. Questa ordinanza avrà la durata di 15 giorni. Intanto possiamo dire che al momento all'interno del comune, che voi sappiate, non ci sono altri casi positivi. No, al momento queste sono le notizie. Io colgo questa occasione per invitare calorosamente i miei concittadini a non recarsi al pronto soccorso. Questa è una raccomandazione di attenersi alle prescrizioni, alle regole che sono state impartite dagli organi superiori, cioè quello di avvisare il medico di famiglia oppure di chiamare il numero verde della ASL. Dunque queste le parole del sindaco di Ortona, Leo Castiglione, che vi ricordo abbiamo ascoltato poco fa, attorno alle 13:50, nel corso di un'edizione straordinaria anteprima di questo TG6. Insomma, Giuseppe, anche la chiusura delle scuole disposta dal governo, lo ricordiamo, fino al 15 di marzo, ha un po' agevolato in questo momento il compito del sindaco di Ortona, togliendo di mezzo un problema pesante che, ad esempio, si è riscontrato a Vasto nel precedente caso di positività. Sì, infatti abbiamo parlato poco fa anche con un insegnante qui del comune di Ortona che appunto ci raccontava la sua esperienza con gli alunni dopo questa chiusura forzata per una direttiva del governo nazionale. Lei ci raccontava che si stanno già adoperando per cercare di fare lezioni via Skype. Per il momento hanno dato delle direttive agli studenti per non rimanere indietro col programma e continuare a svolgere i propri compiti, anche per ricordare agli alunni che comunque questo non è un periodo
periodo di ferie. Comunque sia insegnanti che alunni sono ovviamente molto scettici che si possa rientrare a scuola davvero il 15 marzo, ma comunque gli istituti scolastici si stanno adoperando anche su questo fronte. Ecco Giuseppe, ricordiamo che è attivo il presidio istituito dalla Regione Abruzzo con la sala operatoria, la sala operativa, lapsus freudiano, e l'unità di crisi predisposta proprio dalla Regione Abruzzo, al cui vertice c'è Silvio Liberatore, dirigente del Servizio Emergenza e Protezione Civile della Regione. Si stanno predisponendo in tutte le strutture ospedaliere le attività necessarie a fronteggiare questa emergenza, con dei percorsi dedicati alle persone che si sospettano possono essere affette da coronavirus. Inoltre si legge sempre in questo comunicato della Regione che le ASL stanno comunicando alla Protezione Civile le necessità finanziarie per eseguire eventualmente lavori di adeguamento sulle strutture ospedaliere anche sotto il profilo impiantistico. Vi leggo anche un comunicato stampa che è arrivato dalla ASL di Teramo prima di tornare ad Ortona, che riguarda il reparto di malattie infettive. Abbiamo 10 posti letto, dice la ASL di Teramo, a pressione negativa, che possono aumentare fino a 12 se richiesto dalla rianimazione. Anche qui è stato predisposto un percorso particolare per i sospetti Covid-19, inoltre c'è una task force per implementare il servizio di tamponi a domicilio per agevolare dunque anche il lavoro dei medici di famiglia e di quello del servizio di igiene e sanità pubblica. Giuseppe, torno da te perché come abbiamo detto c'è un altro caso di positività, seppur asintomatico e in osservazione domiciliare, a Pescara, ma poi c'è il tema di Francavilla al Mare, dove c'è un uomo che è andato in Puglia per il funerale del padre, una vicenda balzata agli onori delle cronache anche nazionali, a San Marco in Lamis, che però è rientrato, risultato negativo ed è in osservazione. Giuseppe, raccontaci, sei stato oggi a Francavilla al Mare anche per ascoltare il sindaco di Francavilla, a te. Sì, esattamente, come dicevi, perché l'uomo in questione di Ortona, che purtroppo è deceduto, era stato inizialmente soccorso dai sanitari del 118 di Francavilla. Ovviamente l'uomo non sapeva di essere positivo al coronavirus e quindi anche gli operatori che sono intervenuti per primo sul posto nel soccorrere quest'uomo che aveva problemi cardiorespiratori non potevano immaginare che si trattasse di coronavirus e di conseguenza non avevano tutte le protezioni ad hoc per questo caso, e quindi adesso si teme anche per il contagio evidentemente eventualmente dei sanitari, e il pronto soccorso potrebbe essere presto chiuso a Francavilla, e quindi per il momento si stanno attendendo anche lì le direttive da parte dell'ASL, perché ricordiamo è l'ASL che deve esprimersi su questa questione, non è una decisione che può essere presa dal comune e dal primo cittadino. Questa mattina, come dicevi, siamo stati anche a Francavilla, abbiamo intervistato il sindaco Antonio Luciani, che ci ha appunto descritto com'è la situazione, quindi direi che possiamo ascoltare direttamente il sindaco. Purtroppo noi di queste questioni ne vivremo sempre di più, è normale che sia così, bisogna non abbassare la soglia dell'attenzione, stare attenti, quindi ora si procederà ovviamente ai tamponi per tutti gli operatori, le autorità sono attente a non far fuggire nulla di questo. C'era stato poco prima il caso del famoso funerale che c'era stato in San Marco in Lamis, dove avevamo una persona di ritorno anche in quel caso, è normale che si verifichino queste situazioni, non è giustificato il panico, però l'attenzione non deve scendere, perché dobbiamo tentare di contenere questo virus per impedire appunto che il nostro servizio sanitario possa andare in frantumi. Bisognerà ora tracciare i movimenti degli operatori, anche che immagino abbiano continuato a lavorare quella notte, e se il 118 venisse chiuso? Beh, se il 118 venisse chiuso sicuramente la ASL provvederebbe a integrare, a sostituire gli operatori. Comunque una cosa, anche i medici si ammalano, questo dobbiamo farne conto, infermieri, medici sono i più esposti tra l'altro a queste cose, quindi dovranno usare sempre più precauzioni per impedire il collasso. Teme che quindi, continuando a lavorare, abbiano un po' distribuito il virus in tutta Francavilla?
No, io questo non lo temo, bisogna stare attenti, come ho detto, altri casi ci saranno, ce ne saranno molti più di quelli che magari ora noi possiamo immaginare, dobbiamo aspettare che questo picco scenda e che quindi di riuscire a contenere questa pandemia. E tra l'altro, Giuseppe, notizia di poco fa che anche il segretario del Partito Democratico Nazionale, nonché governatore del Lazio, Zingaretti, è risultato positivo al Covid-19 e si trova in isolamento domiciliare, in buone condizioni. Ha fatto anche un video su Facebook per rassicurare tutti rispetto alle sue condizioni di salute, però do anche questa notizia ai nostri telespettatori. C'era stato qualche giorno fa un incontro proprio con Zingaretti, del presidente della Regione Abruzzo Marsilio, nell'ambito della firma di un protocollo d'intesa per potenziare il collegamento ferroviario con la capitale. E dunque probabilmente anche Marsilio sarà sottoposto a tampone per accertare un eventuale contagio da coronavirus. Giuseppe, se non hai altre notizie, altri aggiornamenti, ci salutiamo qui. Chiaramente ci puoi chiedere la linea nel momento in cui ne dovessi avere bisogno per comunicarci qualche notizia dell'ultimo minuto. Dunque, per il momento ti ringrazio, grazie a te e grazie al collega Roberto Pulimanti per il supporto tecnico. Noi andiamo avanti con il telegiornale, con una notizia che invece riguarda una persona scomparsa, Pasqualino D'Eusebio, è scomparso nella giornata di ieri, abita a Silvi, indossava pantaloni blu, maglia e smanicato grigio, scuro da lavoro della ditta Aran della zona industriale di Casoli di Atri. Guidava una Panda bianca targata ER 895 SM, che è stata ritrovata questa mattina in una strada che dalla Torre di Cerrano collega Mutignano. È scomparso ieri alle ore 12.30 dal posto di lavoro, nel quale dopo la pausa pranzo i colleghi non lo hanno visto rientrare. Ha il cellulare irraggiungibile, se qualcuno dovesse vederlo, rende noto il figlio Silvio D'Eusebio, pregato di contattare il 112, che si sta occupando delle ricerche. Andiamo avanti con il nostro telegiornale, ci spostiamo a Montesilvano. Domenico Pettinari, vicepresidente del Consiglio regionale ed esponente del Movimento 5 Stelle, torna a denunciare le condizioni precarie del distretto sanitario di base della cittadina riverasca del Pescarese. Allora, vediamo il servizio. Questo è il distretto sanitario di base di Montesilvano. Per l'ennesima volta siamo venuti questa mattina col nostro deputato Andrea Colletti, consiglieri comunali Straccini e Ballarini, per denunciare una situazione, io dico, emergenziale. Perché questo distretto intanto è fuori norma, ci sono stanze piccolissime, anguste, dove gli operatori sono costretti ad entrare in contatto con il pubblico, dove ci sono fili dappertutto, fili volanti, addirittura alcuni operatori ci raccontano che il controsoffitto in alcuni tratti è rotto e si sentono i topi andare a camminare sul controsoffitto, quindi voi potete immaginare, a maggior ragione con questa emergenza degli ultimi giorni, qui la mattina entrano e sono costretti a stare insieme dalle 80 alle 90 persone al CUP a fare prenotazioni vicini vicini, senza rispettare distanze di sicurezza, perché è impossibile rispettare distanze di sicurezza. C'è la sala prelievi, anche lì con un corridoio molto piccolo, e anche lì si ammassano queste persone vicini, quindi noi riteniamo che la situazione sia arrivata a un livello scandaloso, perché ricordiamolo, c'è un distretto sanitario nuovo inaugurato un anno fa a Montesilvano, sempre in via di Vittorio, hanno trasferito solamente il consultorio, tutte le altre ambulatori e altri servizi sono rimasti qui, quindi noi ci chiediamo perché si continua a pagare ancora un affitto mensile al vecchio distretto quando c'è un distretto nuovo a Montesilvano e potrebbe essere tranquillamente utilizzato. L'abbiamo chiesto alla Regione Abruzzo, la Regione Abruzzo ci risponde vedremo, faremo. Addirittura ieri abbiamo scoperto dal giornale che stanno arrivando i soldi per fare il sistema di incendio, per mettere in sicurezza il sistema di incendio del nuovo distretto. Un'altra domanda nasce spontanea: e com'è possibile? Un anno fa hanno inaugurato il nuovo distretto senza sistema antincendio, quindi sono tutte domande alle quali purtroppo non abbiamo risposto. Sicuramente è arrivato il momento di non aspettare un giorno in più, l'amministrazione regionale, la Regione Abruzzo che governa la sanità, deve provvedere a spostare tutti i servizi al nuovo distretto e
a dismettere questa struttura fuori norma. Risparmiamo l'affitto e garantiamo la sicurezza degli operatori e soprattutto degli utenti. Andiamo avanti con il nostro telegiornale e torniamo a parlare di coronavirus. Una delle tante sfaccettature di questa epidemia è quella della donazione del sangue. In provincia di Chieti non si temono ripercussioni grazie ad un sistema di raccolto organizzato e sicuro. Il manager della ASL e il direttore del centro regionale sangue si sono recati al centro di raccolta nell'ospedale di Lanciano. Vediamo. Non si lasciano suggestionare dalla paura e continuano a fare la propria parte di volontari. La donazione di sangue ai tempi del coronavirus non conosce crisi, per fortuna, in provincia di Chieti, grazie a un sistema di raccolta programmato, organizzato e sicuro. L'organizzazione è stata testata sul campo anche dal direttore generale dell'ASL Shell, il quale si è recato al centro di raccolta dell'ospedale di Lanciano per verificare con gli operatori l'andamento delle donazioni, cogliendo l'occasione per donare a sua volta. I volontari vengono selezionati e sottoposti a triage in distinti momenti, così che al centro di raccolta vengono ammessi solo quanti sono in perfette condizioni di salute. Una procedura che offre massima garanzia di sicurezza a tutti i soggetti coinvolti, dal donatore al personale addetto al paziente che riceve la sacca ematica. Il triage è effettuato sia per telefono al momento della prenotazione, sia in fase di accoglienza attraverso la rilevazione di parametri vitali. I locali del centro sono assolutamente sicuri, non c'è rischio per i donatori di poter incontrare persone che sono contagiate dal virus del coronavirus, quindi come vedete è pieno di gente, tutti vengono a donare perché c'è un sistema programmato, organizzato e sicuro. Andiamo a Teramo, pronte le prime 50 case ATER per gli sfollati del sisma, altre 28 saranno assegnate con un secondo bando. Vediamo il servizio. È stato completato l'iter per l'assegnazione delle prime 50 unità abitative dell'ATER agli sfollati del sisma del centro Italia a Teramo. Il comune capoluogo e l'azienda territoriale per l'edilizia residenziale hanno stilato la graduatoria, riuscendo ad andare incontro nel 76% dei casi alla prima scelta fatta dalle famiglie nel modulo con cui hanno richiesto l'alloggio popolare. Con la comunicazione ufficiale siamo partiti con la riattivazione del procedimento, tutelando i 53 assegnatari del primo bando, che avevano fatto affidamento ovviamente sul primo bando, e siamo riusciti a chiudere questa procedura con 50 assegnazioni, perché in due casi c'è stata la rinuncia e comunque con la permanenza del CAS, e in un caso purtroppo c'è stata una perdita dei requisiti, ma anche in questo caso la famiglia manterrà ovviamente il contributo di autonoma sistemazione, quindi nessun pregiudizio. Il dato importante è che comunque abbiamo rispettato nella gran parte dei casi, pari al 78%, il rispetto della prima preferenza espressa sull'alloggio, 12% sulla seconda e il 6% sulla terza. Solo in due casi su 50 c'è stata un'assegnazione d'ufficio, ma perché c'era una domanda parzialmente completa sul fatto delle preferenze. Il secondo bando per l'assegnazione di altre 28 unità verrà predisposto entro la metà di marzo. Nella giornata di ieri il presidente della Regione Abruzzo Marsilio ha fatto visita al carcere di Chieti nell'ambito di alcune visite programmate nei penitenziari abruzzesi che sono a grande rischio coronavirus, e le direttive emesse dal DAP sembrerebbero insufficienti paragonate alle azioni intraprese da altri paesi in emergenza sanitaria. Intanto il governatore ha appunto visitato la casa circondariale teatina, dove è stata allestita una tenda per il triage dei detenuti sospettati di aver contratto il virus. L'emergenza sanitaria è ormai il focus della politica nazionale, non solo. Chiuse le scuole, vietate le manifestazioni e tante altre direttive straordinarie per tutelare la popolazione. Non proprio tutta la popolazione. Mentre le autorità iraniane hanno stabilito il trasferimento di 54.000 detenuti agli arresti domiciliari per evitare i rischi di diffusione del contagio, le uniche misure italiane volte alle carceri implicano solamente un ulteriore imbarbarimento delle condizioni detentive. Se da una parte il governo ha emesso un decreto
decreto affinché le persone evitino assembramenti, il carcere non viene toccato da alcuna misura deflattiva straordinaria. Le direttive del DAP impongono la sospensione dei permessi premio, dei lavori all'esterno e della semilibertà, la sospensione dell'ingresso dei volontari nelle prigioni, dei colloqui familiari, della ricezione dei pacchi e l'obbligo di partecipare alle udienze esclusivamente tramite videoconferenza. E questo nonostante sia più probabile che il virus entri nei penitenziari tramite il personale carcerario. Soprattutto il DAP dispone l'isolamento sanitario del detenuto sospettato di avere il coronavirus in cella singola con bagno privato. Il problema però è che non ci sono le celle. Secondo gli ultimi dati disponibili vi sono 61.230 detenuti in Italia su un totale di 47.231 posti effettivi. E l'Abruzzo non fa eccezione. Nelle galere della nostra regione i prigionieri vivono in condizioni di sovraffollamento disumane. Oggi il governatore Marco Marsilio, scortato dal garante dei detenuti Gianmarco Cifaldi, ha visitato il carcere di Chieti. A prescindere dalla vicenda coronavirus, erano in corso e sono tuttora in corso lavori di adeguamento nelle celle per i servizi igienici, quindi sta comunque migliorando una struttura che è già in buone condizioni e trova anche un clima sereno. All'esterno del penitenziario teatino è stata allestita una tenda per il triage sanitario dei detenuti, seppure finora non sia stata utilizzata. Ma quello di Chieti non è neppure uno dei penitenziari abruzzesi più affollati, se equiparato ad esempio a quelli di Pescara, Teramo o Sulmona. Tra i detenuti l'allerta è altissima. Nelle lettere inviate ai propri cari si parla di trasferimenti strani che inducono nei detenuti la paranoia che il virus sia già in alcune carceri, ma che la notizia non venga resa nota per evitare rivolte. Le carceri, insomma, sono una polveriera pronta a esplodere e forse sarebbe opportuno, secondo quanto chiedono alcune associazioni per i diritti umani, di valutare seriamente un provvedimento di amnistia e indulto almeno per una parte dei detenuti. A Lanciano sono state avviate in tutte le scuole della città le pulizie approfondite nelle aule, nei laboratori e per gli apparati tecnologici. I docenti intanto si stanno organizzando per continuare l'attività didattica a distanza sfruttando il digitale. Sentiamo. Sospensione delle attività didattiche in tutte le scuole del paese in misura di emergenza per contrastare la diffusione del coronavirus, mentre restano al proprio posto dirigenti scolastici, collaboratori, personale ATA. Aule dunque vuote, ma pulizia approfondita in tutti gli istituti con igienizzanti e prodotti che possano rendere gli ambienti sani, con un'opera meticolosa che riguarda le aule, i bagni, i laboratori, gli apparati tecnologici. Una misura che riguarda scuole e istituti di ogni ordine e grado. A Lanciano i dirigenti dei quattro istituti che contano complessivamente 12 scuole dell'infanzia, 7 primarie e 4 medie, hanno chiesto all'assessorato comunale all'istruzione di attingere alle scorte di detergenti e piccole attrezzature adatte alla pulizia approfondita. Si tratta di pulizia approfondita e non di sanificazione, provvedimento che riguarda solo i casi di contagio conclamati. Intanto i docenti si sono organizzati per non interrompere l'attività didattica, ma di continuarla a distanza, sfruttando al massimo le competenze digitali. La forza delle scuole la fa sicuramente la competenza degli insegnanti e la grande disponibilità. Per quanto riguarda i miei insegnanti, posso dire che già da ieri si sono adoperati al massimo per mettere in campo tutte le loro forze, usando tutti gli strumenti digitali che abbiamo a disposizione, da Didap di Argo fino a G Suite, a contatti anche telefonici e per email con i ragazzi. Al tempo stesso posso dire che i ragazzi stanno rispondendo alla grande, quindi come sempre nei momenti di massima difficoltà la scuola in generale, gli insegnanti in particolare di tutte le scuole, non sicuramente quelle del liceo classico e del liceo artistico di Lanciano, si stanno muovendo per dare una mano ai ragazzi e non interrompere il loro percorso formativo. Siamo arrivati alla pagina dello sport. Calcio di Serie B in primo piano con il Pescara, continua a perdere pezzi il Delfino in vista della partita di domani sera contro la capolista Benevento. Busellato non ha smaltito l'influenza e ieri si è fermato anche
Milos Bocic. Gli infortuni complicano ulteriormente i piani della squadra di Lego Rottaglia, è chiamata ad un'impresa se vorrà fare punti contro una squadra che sta lasciando le briciole al campionato, ma che proprio all'andata all'Adriatico ha subito l'unica sconfitta. Il match si disputerà ovviamente a porte chiuse. Vediamo il servizio di Andrea Costantini. Mission impossible per il Pescara, che domani sera cercherà di strappare un risultato utile in casa del Benevento. Una mission che sembra impossible un po' per le tante assenze che continuano a falcidiare l'organico bianco-azzurro, un po' perché i numeri degli stregoni fanno impressione. 66 punti, frutto di 20 vittorie, 6 pareggi ed una sconfitta. In casa 11 vittorie e 3 pareggi. Entella, Pisa e Salernitana le uniche indenni in terra sannita. Più 19 sulla seconda, più 20 sulla terza. Insomma, si attende solo la matematica per il ritorno in Serie A. Il Pescara può fregiarsi del merito di essere l'unica squadra ad aver battuto l'11 di Filippo Inzaghi con un punteggio pesante, un 4-0 rifilato all'Adriatico Cornacchia, che resta il momento più alto della gestione Zauri a fine ottobre, la partita in cui il tecnico di Pescina varò per la prima volta il 4-3-2-1. Purtroppo questo Pescara è indebolito rispetto a quello che schiantò il Benevento in autunno, e quel risultato è una ulteriore motivazione di vendetta per gli stregoni. Come detto, Pescara rimaneggiato, non recuperano né Zappa né Busellato, quest'ultimo non ha smaltito l'attacco influenzale Prespezia, e ieri si è fermato anche Bocic per un problema al tendine. Oltre ai noti lungodegenti mancheranno anche gli squalificati Drudi e Palmiero, l'unico rientro è quello di Bettella. Così in difesa si rivedrà Campagnaro a distanza di oltre 3 mesi, l'ultima presenza dell'argentino contro la Cremonese, con lui in difesa Bettella e l'ex Scognamiglio, Crecco e Masciangelo gli esterni, interni Memusciai, Bruno e Melegoni a sostegno dell'azione di Maniero e Galano. Bojinov, Clemenza e il baby Pavone pronti a dare manforte dalla panchina, con il bulgaro che cercherà di mettere altri minuti nelle gambe. In casa Benevento nulla da fare per Antei, Teio e Gianfi, che non recuperano dai rispettivi infortuni. Letizia sarà squalificato, al suo posto probabile Maggio a comporre la linea di difesa con Volta, Caldirola e Barba. In mediana Viola avrà i suoi fianchi Schiattarella ed Etemai. In attacco non mancano le alternative a Inzaghi, che potrebbe cambiare in toto il tridente. Sau, Moncini e Insigne, mentre a Perugia avevano giocato in prota Coda e Kragl. Circa i precedenti, il Vigorito è stata terra di conquista per il Pescara nel biennio di Ivo Iaconi in Serie C, con vittorie 0-3, Fanesi, Palladini e Artico, e 1-3, doppietta di Bellè, reti di Bonfanti e Di Nardo. Sempre in C finì 2-2 col Pescara di Galderisi rimontato dopo essere stato avanti 0-2 con le reti di Cardinale e Simon, cui risposero Castaldo e Di Piazza. Nello scorso campionato l'unico precedente in Serie B, con anche l'unica vittoria degli stregoni, 2-1, le firme di Coda, Mancuso e Volta. Direzione di gara affidata a Rapuano di Rimini, per i biancazzurri 3 vittorie, 2 pareggi ed una sconfitta con il fischietto romagnolo. In questa stagione sconfitta a Salerno 3-1 e recente vittoria sul Cosenza 2-1. Benevento mai diretto in questo campionato, ma imbattuto con Rapuano in campo, 2 vittorie e 3 pareggi. Dopo la rifinitura odierna, il tecnico del Pescara Nicola Legrottaglia ha presentato la partita ponendo l'accento sulle tante assenze. Come sta la squadra? Non posso dire che è un momento felicissimo, è un momento difficile, è un momento dove abbiamo 13 giocatori indisponibili e quindi siamo in un momento di emergenza. Non mi è mai capitato, dico la verità, di avere tutti questi giocatori indisponibili anche quando giocavo, ma è successo e quindi dobbiamo trovare le soluzioni a questo problema. Purtroppo siamo molto rimaneggiati ancora una volta, ma al di là di quello, quei 15-16 giocatori che abbiamo a disposizione in questo momento daranno il massimo e daranno anche qualcosa in più per poter fare una buona gara a Benevento e soprattutto fare meglio di Spezia, ecco, quello è l'obiettivo. Loro cercheranno di vincere, come noi cercheremo di fare una bella partita e di vincere, il calcio è così. Loro hanno perso l'unica partita e questo può essere anche il lato positivo. Magari è una squadra che quando vede il Pescara soffre, e quindi speriamo di fare la stessa partita dell'andata, anche se, ripeto, le condizioni non sono uguali, però può succedere di tutto, può succedere che
che il Pescara faccia un'altra grande partita contro il Benevento, e io ci spero tantissimo. Beh, in base alle caratteristiche che abbiamo, stiamo cercando di trovare l'assetto migliore. Sicuramente non andiamo a essere, ecco, spavaldi o sprovveduti, nel senso, comunque è una partita che sappiamo che loro cercheranno di dominare il gioco, e noi dobbiamo essere attenti e bravi a sfruttare quelle poche occasioni che loro concederanno. Ci sarà un ambiente diverso, un ambiente nuovo per tutti, quindi giocare a porte chiuse potrebbe anche influenzare un po' la condizione psicofisica dei giocatori, perché no? Si spera che noi possiamo averne vantaggi in questo, così siamo sgombri da ogni pressione, da ogni paura, da ogni ansia che a volte prende i giocatori quando si trovano in queste situazioni. E quindi spero, ecco, che i miei ragazzi siano liberi mentalmente di esprimere quello che sanno fare. La Serie C adesso anche per il Teramo, gara a porte chiuse in casa al Bonolis contro la Virtus Francavilla. Di Mascio potrebbe proporre il trequartista, mentre Trocini conferma il 3-5-2 con Tirtiello e Marozzi al posto degli squalificati Caporale e Perez. Il servizio di Jacopo Forcella. Vigilia di campionato un po' particolare per il Teramo, che tra stadio a porte chiuse e momento non proprio indimenticabile, domani pomeriggio ospita la Virtus Francavilla al Bonolis. Per quanto riguarda gli assenti, oltre ai lungodegenti Lasic e Di Matteo, anche Viero e Minelli saranno out per la gara contro i pugliesi. Se per il centrocampista il forfè però era scontato, per la punta si pensava ad un recupero per questa gara, considerando l'assenza già al Marcello Torre di Pagani di domenica scorsa. Probabile che Di Mascio possa riproporre il modulo con il trequartista, e a questo punto c'è da capire chi tra Mungo, Favorito e Costa Ferreira andrà a prendersi quella zolla di campo alle spalle dei due attaccanti, che saranno Magnaghi e Bombagi, anche nella considerazione di quanto il numero 19 abbia fatto fatica nel tridente. Per il momento dunque il sacrificato potrebbe essere quel K, che se a sorpresa però dovesse giocare da trequartista potrebbe far scalare Mungo indietro di qualche metro, esattamente nella posizione di playmaker nella quale Di Mascio lo ha provato in settimana. A quanto pare invece nessun dubbio dietro, con Cancellotti e Tentardini ai lati di Piacentini e Soprano. Nella Virtus Francavilla dovrebbe essere confermato il 3-5-2 con Marozzi, che come nelle previsioni dovrebbe affiancare l'argentino Vasquez in attacco, andando a sostituire lo squalificato Leonardo Perez, un appiedato anche in difesa, che risentirà dell'assenza di Caporale. Allora Trocini inserisce Tiritiello in terza linea insieme a Delvino e Marino davanti a Poluzzi, che difenderà i pali della porta biancazzurra. Proprio su Delvino peraltro ci sarebbero gli occhi puntati della cadetteria. Il Venezia infatti avrebbe sondato il terreno per arrivare al difensore classe 1998 di proprietà della Virtus Francavilla, che la scorsa estate ha firmato un biennale con i biancazzurri. In mezzo il costruttore di gioco sarà l'ex Zenuni, con Risolo e Mastropietro interni di una mediana completata sugli esterni da Albertini da una parte e Nunzella dall'altra. Ma a sinistra è forte anche la candidatura di Gallo, che potrebbe essere preferito all'ultimo all'ex Virtus Lanciano. Atmosfera strana al Bonolis, gara senza pubblico e con accesso agli addetti ai lavori e alla stampa condizionato dalle disposizioni governative. Il Teramo non ha un match ma un set point per i playoff. Vincere servirebbe per dare una spallata alle avversarie e sistemarsi nella parte di classifica che assicura la post season. È tutto per questa edizione del TG6, vi ricordo la notizia di apertura: i due nuovi casi di positività al coronavirus, uno a Pescara, un 35enne che è asintomatico e non è ricoverato in ospedale, l'altro invece ad Ortona su una persona deceduta un paio di giorni fa e poi dopo l'autopsia trovata positiva al coronavirus. Prossimi aggiornamenti nell'informazione del TG6 alle ore 19. Grazie ancora e buona giornata.